Buongiorno, ci troviamo ad Ascrea. Ascrea è uno dei borghi limitrofi al lago del Turano. Diciamo che è uno di quelli che, per la sua posizione, ha una delle vedute migliori di tutta la valle. Allora, la proposta di oggi è questa: parliamo di un appartamentino tipico di paese, posto proprio sull'estremità del paese, quindi con una visuale molto bella. Poi ve la farò vedere ancora dai balconi. Allora, entrando, abbiamo un soggiornino cucina, soggiorno con cucina, che è composto da questo vano con la cucina. Qui abbiamo la scala che sale e ci porta alle camere, scala in legno però comoda. Sempre qui al piano terra abbiamo la sala, la nostra saletta, divano per appoggio anche per poter dormire, zona pranzo, camino. Uscendo abbiamo questa bella terrazza dove possiamo passare le nostre tranquille serate estive al fresco, faccio un barbecue come volete se vogliamo e godiamo di questa vista meravigliosa dove a destra abbiamo il Monte Antuni con Castel di Tora e sullo sfondo si vede il ponte con Colle di Tora. Questa è un po' la foce del lago del Turano e qui sulla sinistra abbiamo Paganico, che è un paese quasi gemello di Ascrea, diviso da una gola, detta Gola dell'Obito, facente parte del Parco Naturale Monte Cervi e Monte Navegna. Quindi siamo in un'oasi prettamente naturale, a livello paesaggistico con un alto valore, insomma, lo possiamo vedere dall'immagine. Senza che entro nel balcone, ve lo faccio vedere da qui, questo è il balcone del piano terra. E lì sopra è la posizione del balcone delle camere. Adesso saliamo sopra, rifacciamo il percorso al contrario, ci facciamo la nostra scala in legno, come potete vedere è abbastanza comoda, anzi direi comoda. E qui abbiamo la zona notte con servizi. Qui, dritto per dritto, abbiamo il nostro bagno. Bagno che ha l'essenziale, doccia a pavimento, tazza a bidet, lavabo, rifatto nuovo come potete vedere. Quindi questa è una casa dove non dobbiamo fare nulla, entriamo ed abitiamo. Questa è una cameretta con accesso sul balcone, soffitti in legno, che ci danno un po' l'atmosfera anche paesana. E da qui abbiamo la vista totale su tutta la valle. Ecco, qui alla nostra sinistra c'è il Paganico, come vi dicevo da sotto, che insieme ad Ascrea fanno parte del Parco Naturale Monte Cervi e Monte Navegna, che comincia da qui e si estende fino all'altra parte del lago, l'altro lago gemello, il Lago del Salto. E questa è la veduta che abbiamo sul Turano, le nostre colline, perché qui siamo a 600 metri, quindi è una giusta altezza dove non siamo troppo bassi ma nemmeno troppo alti, è definita insomma la classica altezza da collina. Sullo sfondo, come vi ho già detto, Monte Antuni, che è un'antica residenza di famiglie feudatarie, con Castello che è definito uno dei borghi più belli d'Italia. Come vedete la veduta è molto molto bella. Poi proseguiamo nel vedere le camere, cioè le camere, l'altra camera, eccola qui. Questa è la camera da letto con la sua finestra che dà sul lago. Parliamo di strutture antiche, quindi mura molto spesse, molto solide. Tanto per farvi un esempio, a questo piccolo nicchia sul muro potete vedere che spessori che hanno le pareti. Quindi parliamo di case, anche se sono di paese, molto antiche, ma molto molto solide. E questa è la vista che vi ho fatto vedere finora, che si gode dalla camera da letto. Questi sono i vicoletti di accesso di questo appartamentino. Io spero con questa veduta di avervi lasciato una buona impressione, spero che l'immobile vi piaccia. Per qualsiasi informazione vi potete rivolgere a Luigi Franchi 351 8349 801.
Ok? Un saluto, arrivederci ai prossimi video.